Buonasera, bentornati a tutti. Happy Hour Sportivo by Milano Ski Team. Questa sera il menù si prospetta veramente, veramente allettante, perché andremo ad intervistare una persona che di solito intervista. Gianmario Bonzi, che è la voce dello sci femminile per Eurosport, quindi interessante perché andremo a cercare di scoprire con lui quello che sta dietro le quinte di un commento di una gara di sci e in generale qualcosa di più sull'aspetto della comunicazione del giornalismo legato allo sci alpino. Lo inserisco. Ecco che arriva. Ciao starà preparando. Eccolo. Ciao Gianmario. Eccoci, ciao, tutto Tutto bene? bene, voi? No, Direi bene, direi benone. meglio in verticale. Come vuoi, se vuoi lo mettiamo tutti e due in verticale o tutti e due in orizzontale, dimmi tu. Perfetto. No, no, va bene, va benissimo. Perfetto, grazie mille di aver Grazie a aderito voi. al nostro invito. E come dicevo nella intro, il menù di stasera è molto allettante perché di solito, cioè perché intervistiamo uno che di solito intervista, come dire, quindi cerchiamo di capire meglio, il tuo lavoro legato allo sci. Sì, interviste poi non mi esaltano neanche tantissimo, ma ovviamente fanno parte del lavoro. Preferisco raccontare la gara, quello sì. Fantastico. Senti, partiamo subito da una domandona. Che cosa vuol dire per te commentare lo sci? Beh, sicuramente un grande onore, un sogno realizzato che avevo da bambino, sì, che era quello di commentare, ma negli sport che mi piacciono di più, che sono quelli nei quali poi lavoro, quindi lo sci alpino sicuramente, il nuoto, la scherma, diciamo tutto il comparto acquatico, non solo il nuoto, la scherma, la pallavolo ed altro, insomma. Mancherebbero gli sport americani, se vogliamo, che seguo tanto, ma che vabbè, in Italia sono trasmessi, ma non su tutti i canali, quindi non è semplice nemmeno riuscire a commentarli. Sicuramente è anche un onere, perché in questo momento particolare lo sci alpino femminile produce diverse campionesse, come ben sappiamo e come ben saprete, e quindi comunque c'è un seguito di un certo livello. Noi siamo una televisione un pochino di nicchia, sul satellite, per carità, su diverse piattaforme. Non siamo la Rai, non abbiamo il top degli ascolti, però abbiamo un po' un pubblico di nicchia che ci segue, direi anche un pubblico appassionato, ma molto competente per quello che sappiamo noi. Chiarissimo, fantastico. Hai citato prima tutta una serie di sport che segui con passione e con dedizione. Sicuramente nella tua carriera ti sarà magari capitato di dover commentare anche magari uno sport che non era quello che più preferivi o che ti veniva più facile. In questo caso, l'essere un professionista, che tipo di approccio ti ha fatto avere a questa situazione? Ma guarda, un paio di stagioni fa Eurosport Italia ha preso i diritti del campionato nazionale, massimo torneo quindi, di beach volley, che però non ha niente a che fare con il volley indoor che io ho commentato e commento da tanti anni, no? E mi hanno messo tra i telecronisti, però è un altro sport, è vero che c'è sempre un pallone da volley, è vero che c'è sempre una rete, ma è completamente diverso, si gioca in due, si gioca sulla spiaggia, ci sono nomi che sono completamente diversi dai colpi. E quindi lì ho dovuto mettermi a studiare tantissimo, cosa che faccio sempre, ma che ho fatto ancora di più per uno sport che conoscevo oggettivamente un po' poco. Però siamo anche andati quasi sempre sul posto a commentare, poi abbiamo fatto la finale a Catania e lo sport mi è entrato un po' dentro, perché poi è divertentissimo, forse per certi aspetti persino più del volley indoor, che in realtà continuo ad amare di più, che ho sempre seguito da 30 anni, diciamo così. Però all'inizio sono stato anche in difficoltà, lo ammetto, e l'ho ammesso senza nessun problema, perché dovevo imparare a conoscere i colpi, studiando parecchio, guardando molte più partite di quelle che ho commentato, soprattutto informandomi con gli atleti e essendo a volte accompagnato da alcuni di questi atleti, perché poi quell'anno lì incredibilmente abbiamo preso anche gli europei di beach.
E quindi uno dei campioni italiani che non partecipava però agli europei è venuto a commentare con me e lì mi si è aperto un mondo perché con le sue telecronache ho capito tantissime cose. Chiaramente c'è sempre da imparare e da studiare, però mi ha aiutato parecchio. Comunque è stata un'esperienza molto divertente. Mi hai lanciato un assist adesso su questo argomento, diciamo, della spalla tecnica che ti porti Del quasi, talent, quasi del se... talent. Hai ragione, perdonami. No, no, ma io dico sempre spalla tecnica, però diamo un nome più Perfetto, altisonante. più professionale anche, esatto. Esatto. Lavorare con un talent in questa, diciamo, per l'appunto, com'è la gestione della telecronaca? Quali sono anche i confini che magari bisogna mantenere? E come vi dividete i compiti all'interno della situazione? E qui è molto diverso, credo, da giornalista a giornalista, da telecronista a telecronista. Personalmente, sì, ho la preparazione anche a volte maniacale, ma una volta che parte il primo atleta nello sci, per esempio, restiamo allo sci, si va un po' ad istinto, non dico improvvisazione, ma ci si lascia un po' andare. Quindi, per essere chiari, per rispondere alla tua domanda, mai mi sono messo d'accordo con il talent di turno. Quando parli tu, quando parlo io, cosa devi dire? No, assolutamente no, sinceramente. Poi so che ci sono colleghi che invece lo fanno in maniera anche molto maniacale, la telecronaca la faccio io, tu intervieni solo in determinati momenti, qui dipende davvero dal professionista o dal giornalista. Personalmente credo che la situazione è molto cambiata nel corso degli anni. Adesso i talent parlano anche tanto, magari c'è pure un rapporto di 40% per il telecronista e di 60% per il talent, ma se il talent ha tanto da dire, io credo che sia così in molti casi, è bene anche fare un piccolo passo indietro, perché poi soprattutto in uno sport molto tecnico come lo sci, insomma, l'aspetto più importante riguarda quello che dice il talent, almeno secondo me. Io cerco di accompagnare, cerco di avere più informazioni possibili. A volte anche di dare dei suggerimenti, mi è capitato soprattutto all'inizio, quindi 12 anni fa, di fare parecchie telecroniche anche da solo e lì onestamente devi fare anche un po' il tecnico, però io non sono un tecnico, sono un appassionato, non ho mai fatto gare di sci, se non una del liceo, ma quella che si fa sempre con tutta la scuola, non è che sono stato un atleta a livello agonistico, assolutamente no, sono uno sciatore come tanti. E quindi preferisco lasciare il talent libero. E poi naturalmente ho commentato con diversi talent in tanti sport, credo più di 20, mai messo d'accordo su niente, poi a un certo punto si trova la quadratura e credo che appunto lo si debba lasciare libero di esprimersi. Certamente c'è chi è più portato, chi meno, e devo dirti che quelli più portati magari sono quelli che non hanno ottenuto grandi risultati in carriera. È un po' un classico, sembra strano, ma è davvero così. Cioè il palmarès non conta assolutamente perché è un altro mestiere questo, sinceramente. Assolutamente. Senti, se dovessi dirci il tuo Oscar come talent che Sorridevi hai perché sono avuto, sponsorizzato un po', no? no, no, ma no, ma ci mancherebbe. Se dovessi dare un Oscar alla tua miglior talent di questi anni nello sci, difficile, eh? Non ti Credo voglio mettere in no. difficoltà, No, non però. sarebbe corretto, non sarebbe corretto. Ok. Diciamo che ognuna ha avuto le sue caratteristiche. Per esempio, penso alla naturalezza di Claudio Morandini, con cui ho commentato per 9 anni. Ce l'avremo Però ospite, ah, grandissima Claudia, ne siamo ancora in contatto, ci sentiamo. Beh, insomma, è stata una lunghissima esperienza con lei. L'aspetto che più mi ha intrigato proprio è il suo essere spontaneo. Anche quando magari avevo io momenti di difficoltà perché mi commuovevo per delle medaglie o per delle vittorie, lei interveniva, ma in maniera semplice ed estremamente efficace. Nel suo caso, quindi direi questa caratteristica. Prima, però, ho fatto qualche mese con Elena Fanchini proprio agli esordi, prima che lei tornasse in gara, era fortunata nel 2008-2009 al piatto tibiale, quindi faceva fisioterapia, veniva ogni tanto, ma non sempre, molte telecronache le ho fatte da solo. E sì, ok, magari aveva qualche difficoltà nell'espressione, ma vi garantisco che non sbagliava mezzo intermedio, che poi è l'aspetto che ahimè interessa di più a chi ascolta, anche se è sbagliato, poi magari ne parliamo. Ma soprattutto ha una memoria di ferro, si ricorda tutti i risultati anche a livello junior, impressionante. Quindi lei, diciamo, una memoria di ferro. Daniela Merighetti, con cui commento adesso, tempismi perfetti. Nessuno meglio di lei nel sapere quando deve intervenire e mai ci siamo messi d'accordo. Mai ci si parla sopra.
Direi lei veramente un metronomo sui tempi, fantastica, la migliore in assoluto da questo punto di vista. Forse la dialettica migliore ce l'ha Camilla Alfieri, che so che è stata anche vostra ospite, che ha commentato con noi e magari farà ancora qualcosa. Karen Putzer, la migliore nel trovare notizie, impressionante, una macchina da guerra. Lei sì, davvero come quando sciava. Ha preso questa nuova professione che ha svolto per alcuni anni anche per la RSI e la TV svizzera, con una professionalità che è quella che aveva anche poi quando sciava. Quindi una marea di notizie e di dati, di informazioni, più dei giornalisti, impressionante da questo punto di vista. Quindi ognuna con caratteristiche diverse, direi. Senti, hai parlato anche del numero di dati che dove, cioè, no, diciamo non del numero, ma hai parlato dei dati che dovete gestire anche durante una diretta. Prendo spunto da un'intervista che avevo sentito di Flavio Tranquillo, che raccontava appunto che lui insieme a Federico Buffa durante la diretta si trovano a dover gestire magari con l'iPad di fianco una marea di dati, di informazioni, devono andare a ricercare quel dettaglio di quella situazione. Raccontaci un po' per te cosa vuol dire avere sotto mano tante informazioni, dover guardare quello che succede, commentarlo, mantenere anche un livello di pathos, penso abbastanza stimolante per lo spettatore. Eh sì, la telecronaca è molto bella come lavoro, sinceramente, però è decisamente impegnativo, e lo hanno capito alcuni ascoltatori quando parecchi anni fa Eurosport ha consentito di portarli in cabina in una trasferta, mi pare a Cortina d'Ampezzo, per i maschi era in Alta Badia. Al termine della telecronaca sono stati lì con noi senza fiatare, ovviamente, durante la gara con la rispettiva spalla tecnica, nel mio caso Morandini, nel caso dei maschi Tradati. E poi finita la telecronaca ci hanno detto, ah, ma davvero bisogna fare tutte queste cose durante la telecronaca? Cioè non è solo questione di commentare la discesa, c'è gente che lo sa fare anche molto meglio di me, probabilmente ai tecnici o addetti ai lavori, però poi c'è tutto il resto, quindi bisogna gestire la voce, le pronunce, guardare un attimo il monitor con i dati, però bisogna restare sempre sulla telecamera fissa, su quello che si vede in televisione, naturalmente, perché noi commentiamo le immagini, quindi dobbiamo restare lì. Naturalmente gestire il talent, gestire i tempi, le pubblicità, la regia, che nel nostro caso è in inglese ma ha parlato dai francesi, quindi vi lascio immaginare in quali condizioni, è una battuta naturalmente. A volte le traduzioni sulle interviste in tedesco ci vengono fatte in inglese in cuffia e poi noi dobbiamo immediatamente tradurre in italiano, quindi tre passaggi dal tedesco all'italiano, poi ci sono i tuoi appunti. Poi c'è la dizione corretta, io vi ricordo sempre che da milanese dovrei pronunciare bicicletta, ma la pronuncia corretta è bicicletta, è Juventus e non Juventus, che mi viene più spontaneo da milanese. Certo. Mettete assieme tutte queste cose, shakerate e viene fuori una telecronaca, e non è semplice da fare naturalmente, è piuttosto complesso. Per quanto riguarda i dati, ne abbiamo tantissimi, molte informazioni sugli atleti, statistiche, ma anche freschissime dal campo gara se non siamo sul posto tramite telefonate e quant'altro. Durante la diretta mi tengo sempre aperto Twitter con l'hashtag FISALPINE perché è utilissimo. Una serie di informazioni incredibili. Qualche anno fa, al momento dell'infortunio, ricorderetevi Michela Schifrin, l'unico avuto in carriera nel 2015 ad ore, la notizia si seppe 2 minuti prima di entrare in diretta. E per puro caso, perché all'epoca non lo tenevo sempre aperto, guardai sull'hashtag FISALPINE su Twitter, andai in diretta dicendo che Michela Schifrin non si sarebbe presentata al cancelletto, cosa che per esempio alcune TV concorrenti non hanno fatto, però poi è capitato che loro avessero notizie che io non avevo, per cui si tratta solo di un esempio. Però è fondamentale ormai guardare anche i social un istante prima di entrare in diretta, è importantissimo. Facciamo un esempio, opening di Solden. Come prepari la diretta dell'opening di Solden? Penso sia, ma non lo so, cioè lo dico io pensando, e poi sarà un pensiero stupido, penso potrebbe essere una delle dirette più difficili, visto la marea di informazioni magari estive, senza gare. Bravo, no, infatti è l'esempio corretto. Intanto, e sei un po' arrugginito, perché sì, beh, nel mio caso commento diversi sport, ma non sono scialpino, quindi in realtà da marzo non commenti lo scialpino. Infatti puntualmente non mi piacciono mai le mie telecronache, la mia voce. Però Solden ancora di meno, proprio non sei tarato. Poi quando arrivi, non so, a Zagabria a gennaio, che ne hai già fatte tante, sei un po' più sul pezzo, diciamo. La prima è complicata, proprio perché hai un sacco di informazioni che hai preso magari i giorni prima. Sapete che Solden è, io lo definisco un mini mondiale, però da mercoledì
fino a arrivare a sabato ci sono tantissime conferenze stampa che non ci sono in tutti gli altri appuntamenti della Coppa del Mondo, se non a finali mondiali ad Olimpiadi. Quindi hai una marea di informazioni, sinceramente, che ti tiene lì, che valgono fino a dicembre in realtà, perché mi ricordo quell'anno che le ho volute dire tutte, ho fatto un gran casino, sinceramente, in diretta, cioè, sai di molti atleti che hanno testato un certo numero di sci, che hanno cambiato parecchie situazioni, che hanno avuto un acciacco l'ultimo giorno, oppure un altro tipo di notizie, ma non è che le puoi dare tutte, sinceramente, nel corso della prima manche, della prima telecronaca su 40 gare in un anno, no? E per cui devi gestirti bene, devi saper dare le informazioni al momento corretto. Poi un altro aspetto importante, e questo l'ho sviluppato negli anni, è prepararsi al meglio anche su delle statistiche particolari. Faccio proprio un esempio legato all'ultimo Solden. Chi ha vinto? Alice Robinson a livello di gigante femminile. Bene, allora con un collega, nei giorni prima, un collega di Eurosport, ci siamo detti: quali sono le atlete che in gigante hanno vinto prima di compiere 18 anni? Perché Alice Robinson all'epoca di Solden, in questa stagione, nell'ultima stagione, aveva 17 anni, poi a dicembre ne ha compiuti 18. Quindi avrebbe potuto vincere prima di 18 anni tra Solden e Killington, poi a dicembre avrebbe compiuto appunto 18 anni. Però siccome noi, io e questo collega, eravamo abbastanza convinti che ce l'avrebbe fatta, volevamo essere preparati nel caso questo sarebbe accaduto. E quindi siamo andati a cercare, con un lungo lavoro, qual era l'atleta, se c'era, e c'era, che aveva vinto in Coppa del Mondo in gigante l'ultima a 17 anni. Quindi quando la Robinson si è trovata a metà gara in seconda posizione, abbiamo così lanciato una sorta di concorso. Cioè, potete, se dovesse vincere Robinson, voi sapete se c'è un atleta che ha vinto prima di compiere 18 anni in gigante, poi quando effettivamente ha vinto, rimontando su Schifrin, avevamo già il dato pronto ed era Mateja Svet, febbraio del 1986, quindi ce l'avevamo già pronto. Siccome mi è capitato in passato una situazione simile, ma non avevo il dato pronto, allora lì è complesso, devi andarlo a cercare nel momento della diretta, ma noi poi abbiamo una diretta dopo l'altra degli sport invernali, beh, non a ottobre, però comunque chiudiamo in fretta, quindi ho quel dato lì. O ce l'hai prima perché hai pensato che potesse accadere una situazione di questo tipo, o altrimenti ovviamente non riesci a darlo, per carità, non crolla il mondo. Però oggettivamente appena arrivato abbiamo detto: signori, Mateja Svet 86 è stata l'ultima atleta dell'ex Jugoslavia, ovviamente dell'allora Jugoslavia, a vincere a 17 anni un gigante di Coppa del Mondo. Tutto questo però non lo facevo nel 2008 e lo faccio adesso, quindi l'esperienza aiuta. Assolutamente. Mi permetto solo una specifica, non intendevo dire che tu non commentavi da marzo, ma che lo sci non era in gara da marzo. No, ma guarda che hai ragione, perché in realtà non commenti lo sci e quindi sei un pochettino arrugginito, non c'è niente da fare, è così. E le telecamere di Solden sono pessime. Ascolta, segui anche lo sci maschile. Magari senza commentare. Sì, seguo anche lo sci maschile, ne devo scrivere, poi comunque sono appassionato, okay, quindi lo esatto. Seguo, però l'ho commentato qualche volta, è capitato che insomma fosse magari ammalato il commentatore di sci alpino un anno, anche 6-7 gare, diciamo così. Perché commentare uno e perché commentare l'altro? Beh, diciamolo sinceramente, le ragazze lo sanno meglio di me, lo sci alpino è sempre stato maschile, molto più considerato di quello femminile. È anche molto più seguito, ma non a livello televisivo, come aspetti proprio tecnici, anche finanziari, a inizio carriera. Se, non so, chiamate un giorno a fare questa video chat la mamma di Federica Brignone, Nina Aquario, vi potrà tranquillamente dire com'era la situazione delle ragazze rispetto ai maschi durante il periodo della Valanga Azzurra, quando lei era ancora molto giovane, ma non è che avessero tutto questo seguito, tutta questa professionalità anche nella preparazione degli sci, per esempio, che veniva data a livello maschile, per cui magari adesso le cose sono un po' cambiate, anzi sono decisamente cambiate, però quello maschile è sempre stato considerato dall'ambiente un pochino, non da me, più prestigioso, sicuramente. Non ti farò nomi, ma ci sono fior di atleti che oggi commentano che ti dicono: ah, lo sci femminile, no, non è come quello maschile. Per cui, vabbè, è particolare, sicuramente ci sono le grandi classiche, soprattutto, cioè, io per esempio Kitzer non l'ho mai commentata, ho commentato Wengen, Garmisch a livello televisivo, come aspetti proprio tecnici, anche finanziari, a inizio carriera. Se, non so, chiamate un giorno a fare questa video chat la mamma di Federica Brignone, Nina Aquario, vi potrà tranquillamente dire com'era la situazione delle ragazze rispetto ai maschi
durante il periodo della Valanga Azzurra, quando lei era ancora molto giovane, ma non è che avessero tutto questo seguito, tutta questa professionalità anche nella preparazione degli sci, per esempio, che veniva data a livello maschile. Per cui magari adesso le cose sono un po' cambiate, anzi sono decisamente cambiate, però quello maschile è sempre stato considerato dall'ambiente un pochino, non da me, più prestigioso, sicuramente. Non ti farò nomi, ma ci sono fior di atleti che oggi commentano che ti dicono ah, lo sci femminile, no, non è come quello maschile. Per cui, vabbè, è particolare, sicuramente ci sono le grandi classiche, soprattutto. Cioè, io, per esempio, Kitzer non l'ho mai commentata. Ho commentato Wengen, Garmisch, altre gare, Solden, ma mai Kitzbühel, non facendo ovviamente i commenti dello sci maschile. Quello un po' manca, sinceramente, no? Quindi solo per questo possiamo dire che è bello seguire o commentare lo sci maschile. Certo. E lo sci femminile, e ti dico, è particolare proprio perché in questi anni c'è una grande nazionale italiana. A me è capitato per ben 3 volte, io commento dal 2008, che l'allora direttore mi chiedesse di passare a quello maschile. Adesso ultimamente non me l'hanno più chiesto, ma all'epoca avrei persino accettato. All'epoca non me l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto e io dissi sempre di no, perché continuavo a pensare che tra Goggia, Brignone, poi Bassino più avanti, anche Curtoni, che prometteva di più, che però quest'anno ha vinto in Coppa del Mondo, quindi qualcosa sta mantenendo, Elena ovviamente, secondo me avremmo ottenuto tanto successo, anche la Coppa del Mondo generale, mi diedero del pazzo su Twitter quando lo dissi nel 2011, però si è scusato l'autore di quel pazzo adesso dopo 9 anni, appunto perché l'idea era che si potesse raccogliere parecchio e mi sarebbe piaciuta commentare, come è accaduto quest'anno, anche se in circostanze particolari, la prima storica Coppa del Mondo di una sciatrice italiana. A livello maschile sarà sempre bello commentarla, però c'è sempre stato Tony, Gross e Tom, no? Quindi comunque non è una prima volta. Invece per le donne sarebbe stato ed è stato una prima volta. Questo è il motivo, uno dei motivi per cui ho sempre scelto di dire di no al commento maschile. All'inizio ovviamente c'era già il commentatore maschile, quindi a me è stato proposto di commentare le ragazze, ma sono ben felice di averlo fatto, sinceramente. Ascolta, secondo te quanto può pesare nell'ottica dell'amplificazione di un successo come può essere quello di quest'anno di Federica, che poi è avvenuto in una circostanza strana, quindi magari poco amplificabile, ma quanto può pesare la voce nella tua telecronaca, il modo che avete di comunicare questa cosa in termini magari di uno sport che per esempio ovviamente è seguito meno del calcio, per esempio molto meno, quanto può pesare questa cosa a livello mediatico sulla nazione, sui quotidiani, sulla gente? Ma magari quanto diciamo noi, non tantissimo, nel senso che comunque non siamo una TV che va in chiaro, no? Che quindi vedono tutti. Però certamente siamo una TV che è seguita da alcuni addetti ai lavori, questo lo so per certo. E quindi secondo me un minimo può anche pesare, però mediaticamente in questo momento lo sci è molto seguito, grazie anche dei personaggi che ci sono, in primis Sofia Goggia, che è più personaggio se vogliamo anche di Federica Brignone. Però comunque lo sci ha spazio durante la stagione invernale, per cui il seguito ce n'è e mediaticamente c'è modo di commentare anche in tanti modi quello che viene detto o scritto, che ha una sua influenza, questo sicuramente. Però i quotidiani non influenzano più come una volta, cioè negli anni 70, voglio dire, quello che scriveva Brera poteva condizionare davvero la scelta dei selezionatori della nazionale italiana di calcio. Oggi non è così, però ci sono i social, secondo me, che condizionano parecchio. Quello che diciamo noi, secondo me, non più di tanto, perché poi noi ci limitiamo fondamentalmente a raccontare la nostra televisione, è una TV fatta in primis di dirette, di live. Non ci sono molti commenti, quelli magari li facciamo sui social con canali particolari o sul digital di Eurosport, no? E noi fondamentalmente raccontiamo, ecco. Però la tua domanda è assolutamente pertinente, ma credo che se c'è qualcuno che può condizionare magari anche l'aspetto mediatico di una vittoria importante come quella di Federica, magari è una televisione che ha più visibilità della nostra, che comunque ne ha ed è in crescendo, però non è ovviamente visibile a tutti perché va su determinati canali e poi anche in streaming con un piccolo abbonamento che ti dà però la possibilità di vedere anche tutto il feed completo della gara, quindi da un'ora prima dell'inizio a tutti gli atleti che poi scendono.
soprattutto ti dà la possibilità di vedere on demand le gare anche con 6 mesi di ritardo. Volete rivedervi oggi tutte le gare di Federica Brignone della sua stagione d'oro? Potete farlo sul canale on demand di Eurosport Player. Eurosport Player, certo. Quindi le piattaforme sono diverse anche per questo motivo, no? Parto da una domanda che ho fatto a un po' di atleti che abbiamo avuto come Manfred Mölgg, piuttosto che c'è stata Luisa Bertani, fantastico, e gli ho chiesto se dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista mediatico, venissero guidati dalla federazione o da altri enti, nel senso che mi capita di vedere per esempio in altri sport, sicuramente con magari risorse maggiori, faccio un esempio il basket o per esempio la Formula 1, dove l'atleta in questo caso è seguito da chiamiamolo un media manager che gli dice, no, lo guida un po' nelle interviste, cosa puoi dire, cosa non puoi dire, di questo, di quell'altro, questa cosa dilla in un modo piuttosto che in un altro. Se dovessi farci un quadro di come vedi tu la comunicazione nello sci di oggi, che cosa ci potresti raccontare? Beh, vi dico che i social sono la comunicazione oggi per eccellenza, sinceramente. Come dicevo prima, le notizie dobbiamo prenderle anche lì, spesso per esempio sul ritiro di atleti italiani o più importanti. La prima notizia in questo senso, spesso, non nell'ultimo caso di Anna Schnarf, lì è stata la federazione a darla per prima la notizia, però spesso questa notizia viene data sui social. Un atleta, è meglio parlare per esempio, secondo me, che facciamo prima, un atleta che è straordinario da questo punto di vista è Sofia Goggia. Sofia Goggia è molto comunicativa, anche perché è un atleta decisamente colta, però io credo che studi quasi tutti i post che mette, come quando, voglio dire, fa la scansione del compito delle elementari in cui aveva scritto che il suo sogno era quello di vincere un oro olimpico, lì secondo me è tutto studiato, ma da lei, e io non credo che ci sia qualcuno dietro, anche se lei ha diversi manager ormai che la seguono. Lei è particolarmente geniale, credo che la fisica abbia parlato con determinati atleti, anche perché io ho visto una certa evoluzione nel modo in cui gli atleti si rapportano ai giornalisti. Penso per esempio a Federica Brignone, che è spontanea, è sempre stata spontanea, ma lo era un po' di più agli esordi. Io non so se ne ho parlato anche con lei di recente, ci abbiamo scherzato su, non so se vi ricordate le interviste durante le Olimpiadi di Vancouver 2010, io commentavo da qua, non ero là, però mi ricordo che feci una chat con lei per scherzare su questa cosa, perché la rimproveravano, perché nell'intervista era davvero molto spontanea, aveva 19 anni e le infarciva con qualche parolaccia qua e là, ma in maniera simpatica. Non so se ve lo ricordate, beh, adesso ovviamente è cresciuta molto, no? Da questo punto di vista è rimasta sempre spontanea, però secondo me un minimo è condizionata anche lei da quello che le hanno detto, e anche la stessa Sofia, che sui social è molto brava ed era anche lei un pochino più spontanea. Io ho delle interviste che ho conservato video anche di 10 anni fa di una giovanissima Sofia Goggia, adesso sa su alcuni argomenti magari delicati, su cui noi proviamo a puntare per punzecchiarla, sa come deve rispondere. Quindi comunque l'atleta segue un'evoluzione che può essere la sua e che può essere in qualche modo dettata, sì, dalla federazione o dal manager che lo segue. Vedi una grossa differenza tra i paesi stranieri o le sciatrici straniere in questo e il nostro sistema? Ma sinceramente, se parliamo di atleti sui social, non più di tanto. Diciamo che, non so, gli atleti americani sono più abituati a usare Twitter. Io personalmente adoro, ma perché lo considero un'agenzia di stampa, quindi Twitter è molto utile per chi lavora nel mondo dei media, assolutamente. Del giro di un'ora, o mettendo l'hashtag giusto, come può essere appunto Alpine Ski o Fis Alpine, durante le gare di Coppa si possono avere parecchie notizie anche in presa diretta, e queste ti possono aiutare, però aiutano noi magari, anche no, perché poi con i 140 caratteri sei molto short, riesci ad avere subito, esatto, però devi, magari mandi solo la notizia, no? E però interessa di più a me, mentre gli atleti utilizzano molto Instagram, su questo non c'è dubbio, anche perché viaggiano tanto, quindi la foto è molto significativa. A me capitava per esempio di andare a prendere, lo faccio anche adesso, dei post su Instagram, perché per arricchire la telecronaca, per carità, magari in situazioni anche un po' banali, però per esempio Lara Guth e Lindsay Vonn, che non è che sono molto amate durante le rispettive carriere, però a volte andavano a mangiare assieme la sera prima di una gara, mettevano la foto su Instagram del sushi, e
potevi arricchire una telecronaca in maniera simpatica, non così importante, con una notizia, però dicevi: guardate, la Ragut e l'Inzivon che ogni tanto si punzecchiano nelle interviste, però ieri sono andate a cenare assieme, magari con altre atlete, e lo avevi notato solamente se non eri sul posto, anche perché non andavi con loro a mangiare su Instagram, no? Poi in altri casi ci sono atlete che sono molto amiche, come la stessa Gut e la Fenninger oggi fight, e allora lì il discorso è diverso, di foto ce ne sono tante. Ti è mai capitato di percepire che, appunto, come l'esempio di cui stavi raccontando della cena, che due atlete, come dire, costruissero magari ad hoc una situazione, magari per distogliere la vostra attenzione da loro, piuttosto che invece attirarla? Magari di una situazione che non era poi in realtà così vera, cioè mi dici due atlete non vanno d'accordo, però hanno messo la foto che così magari placano un pochino la situazione. Beh, noi conoscevamo e conosciamo magari alcune rivalità e a volte proviamo a punzecchiare gli atleti, magari esageriamo, però sono questioni queste che piacciono ai giornalisti, va detto sinceramente. Però oggi, ribadisco, forse per il discorso che facevi tu, gli atleti e le atlete sono molto preparate da questo punto di vista. Quindi, se si punzecchiano, devi cercare in qualche modo di capirlo da alcune situazioni particolari e che a volte si sono viste anche in televisione, quel famoso arrivo di Lindsey Vonn davanti a Tina Maze, e si lasciò scappare una parolina che iniziava con la F in inglese, ma non ce l'aveva con gli U, c'era solo la parolina che iniziava con la F, quindi era un'imprecazione al cielo. Venne detto che lei avrebbe aggiunto anche il FU, ma non era vero assolutamente. Abbiamo rivisto il labiale in tutti i modi. Però quella fu una situazione particolare. Se tu fai la domanda sulla rivalità o su una frase particolare agli atleti, gli atleti cercano di smontare il caso in tutti i modi. Da questo punto di vista, secondo me, sono stati ben indottrinati. Però comunque certi casi possono saltare fuori. Poi alcune rivalità le conosciamo, sinceramente. Certo, ed è anche forse anche giusto che ci siano, mi viene da dire. Per esempio, Brignone e Goggia è una rivalità, però non te lo diranno mai. Mentre negli anni 90 Dicenta e Belmondo rifiutarono anche di farsi fare una foto assieme. A quel punto lì ti immagino come, ti lascio immaginare come i giornalisti ci andassero a nozze, però erano loro stessi a dire: no, io la foto con Stefania non la faccio. Beh, Oggi però sono per un esempio in pochettino più questo. sgamate, ecco, In Sofia e Federica. questo colgo un tuo esempio, leggendo Oro Bianco, sei stato molto bravo nel riportarlo. Non hai magari così calcato la situazione. Cioè, è descritto bene il fatto che c'era all'epoca questa rivalità tra le due, ma senza andare così nello No, non sono specifico. andato nel dettaglio. Oro Bianco è il libro che ho scritto a quattro mani su tutte le 40 medaglie d'oro italiane ai Giochi Olimpici Invernali con collega e amico di Radio 24 Dario Ricci, perché comunque era ed è un libro particolare, cioè in cui noi raccontiamo la giornata d'oro, no? Altrimenti avremmo dovuto fare un libro a parte sulla rivalità che è stata di enorme ferocia, se vogliamo, anche mediatica, tra appunto due grandi campionesse, le più grandi campionesse del fondo femminile italiano, Manuela Dicenta e Stefania Belmondo. Però la cosa curiosa è che oggi in realtà si sentono, sono amiche. Io ho presentato il libro alla presenza non di Manuela Dicenta, con cui però ho parlato a lungo al telefono, ma anche di Stefania Belmondo, che oggi vive a Borgo San Dalmazzo, quindi ho colto l'occasione per invitare lei e Marta Bassino. E io pensavo che le due non si sentissero minimamente, anzi si lanciassero ancora strali. E invece no, si sentono durante il compleanno, Natale. E in qualche modo sono amiche, si sono mantenute in contatto, mentre prima c'era una rivalità bella feroce. È chiaro che poi, una volta che sono passati 20 anni, voglio dire, ci scherzi su, no? Ci ridi anche su, Ci però sta anche allora è deporre stata le una armi. rivalità tosta, tosta. Certo. Senti, l'intervista, anzi no, la telecronaca parlando di sci, più difficile della tua carriera, se ce n'è stata una, che ti ricordi veramente con difficoltà, che hai spento il microfono e hai detto, uff, ce l'ho fatta. Ma non è stata nello sci, sinceramente, perché sai, in 12 anni di telecronache, che non sono tanti, ma neanche pochissimi, soprattutto quando sei in diretta o sul posto, ti possono capitare episodi particolari. Sono capitati a tutti. A me è capitato durante una gara di tuffi, che per 10 minuti andasse via il monitor con le immagini, però a casa le vedevano. Io sentivo solo pluff o plaff, a seconda se l'ingresso in acqua fosse stato buono o pessimo. Avevo i dati sul monitor, quindi potevo aspettare e dire: beh, ha preso 7, quindi ha fatto un bel tuffo, però
per 10 minuti non ho assolutamente visto, assieme all'allenatore, quello che accadeva nella piscina. È vero che l'entrata in acqua buona nei tuffi, che commento da oltre 10 anni, ha un suono un po' più secco, tipo pac. Allora lì ti rendi conto che il tuffo è stato buono. Se senti un bello splash con tanti schizzi, vuol dire che il tuffo non è stato un granché. Però per 10 minuti abbiamo commentato una gara di tuffi senza assolutamente vedere nulla e vi posso garantire che è stato tutto vero, ma ne sono capitate di ogni, sinceramente. E invece la gara che hai commentato che ti ha emozionato di più, prendo per spunto Puppo e Ambesi che si vedono dalle telecamere dentro che saltano, impazziscono. Ti è capitata una situazione dove veramente eri commosso, emozionato, l'hai Sì, vissuta? mi è capitata più volte. Se parliamo ovviamente di emozioni legate all'Italia, indubbiamente la gara di discesa libera a Pyeongchang 2018 vinta da Sofia Goggia, anche perché è stata la prima medaglia d'oro per l'Italia femminile dello sci alpino nella discesa libera. Se parliamo invece di gara a tutto tondo, la sfida a Fenninger, che allora si chiamava così, Mazzea Mary Bell 2015, dell'ultima manche, dell'ultima gara, fu straordinaria perché erano prime e seconde a metà dell'ultimo gigante che chiudeva la stagione. È capitato tante volte, per esempio Schneider, Seitzinger nel 95, di avere atlete che si giocassero la Coppa del Mondo all'ultima gara, ma mai che fossero prime e seconde a metà di quell'ultima gara. Quindi quella è stata un'emozione fortissima e mi sono immaginato una situazione simile però con un italiano. E quest'anno sarebbe Un potuta po' capitare a certo. Cortina, ma ahinoi, è successo quello che è successo. Ti dirò che in realtà la grande emozione nello sci alpino, io credo di doverla ancora vivere e spero di poterla vivere, ed è legata a una situazione particolare, nel senso che le prove veloci, come ben sapete se seguite lo sci alpino, non hanno due manche, no? Hanno una manche singola. Quindi lì non puoi mai essere certo che l'atleta che è al comando, finché non finisce la gara, naturalmente vince, nel momento in cui però scende. Mi spiego meglio con un esempio. Pyeongchang 2018, discesa libera femminile, Sofia Goggia scende con il numero 5. Delle grosse favorite, di cui lei faceva parte, era scesa solamente Tina Weirater. Ma quelle che sono finite sul podio con lei, Muewinkel e argento e Lindsey Vonn bronzo, non erano ancora scese. Noi in qualche modo, io e Daniela e Merghetti, sentivamo che sarebbe stata una giornata speciale, me lo sentivo che poteva vincere, eccetera. Però scende lei con il numero 5, che cosa puoi dire? Ti strappi i capelli, dici ha vinto sicuramente l'oro e poi fai una figura barbina se non lo vince? No. Naturalmente noi ci siamo esaltati, ma non potevi essere sicuro che avrebbe poi vinto. Allora, invece, nelle gare tecniche c'è una situazione particolare che io spero di vivere a un mondiale o un'olimpiade che non mi è ancora capitata, cioè un'italiana, perché commento le ragazze, in testa a metà gara è di un gigante, di uno slalom, di un mondiale, di un'Olimpiade. Come Perché? Perché se Razzoli, poi, insomma, per fare un siccome esempio. Razzoli, che ho commentato in realtà per Vancouver 2010, per un'altra televisione, oppure come accade per Alberto Tomba, gigante, Calgary 88 o Albertville 92, e lì è un'emozione fortissima, perché se in testa a metà gara scende giù ed è primo, è finita. Ha vinto, no? Allora in quel momento lì sei sicuro che ha vinto e ti puoi lasciare andare. All'emozione o tutto quello che volete, mentre in una discesa libera, in un super G, le migliori adesso con questo nuovo sistema di scelta dei pettorali, insomma, sono tra le prime 10 a scendere. E per cui, sinceramente, è difficile avere la certezza, no, che abbia vinto. Quindi, se si rivede la telecronaca della discesa di Sofia Goggia, ci esaltiamo, però con il numero 5, ribadisco, di pettorale, non possiamo avere la certezza che vincerà quella gara. In quel momento lì me lo sentivo, sarebbe Un potuta po' capitare a certo. Cortina, ma ahinoi, è successo quello che è successo. Ti dirò che in realtà la grande emozione nello sci alpino, io credo di doverla ancora vivere e spero di poterla vivere, ed è legata a una situazione particolare, nel senso che le prove veloci, come ben sapete se seguite lo sci alpino, non hanno due manche, no? Hanno una manche singola. Quindi lì non puoi mai essere certo che l'atleta che è al comando, finché non finisce la gara, naturalmente vince, nel momento in cui però scende. Mi spiego meglio con un esempio. Pyeongchang 2018, discesa libera femminile, Sofia Goggia scende con il numero 5. Delle grosse favorite, di cui lei faceva parte, era scesa solamente Tina Weirater. Ma quelle che sono finite sul podio con lei, Muewinkel e argento e Lindsey Vonn bronzo, non erano ancora scese. Noi in qualche modo, io e Daniela e Merghetti, sentivamo che sarebbe stata una giornata speciale, me lo sentivo che poteva vincere, eccetera. Però scende lei con il numero 5.
cosa puoi dire? Ti strappi i capelli, dici ha vinto sicuramente l'oro e poi fai una figura barbina se non lo vince? No. Naturalmente noi ci siamo esaltati, ma non potevi essere sicuro che avrebbe poi vinto. Allora, invece, nelle gare tecniche c'è una situazione particolare che io spero di vivere a un mondiale non in piedi che non mi è ancora capitata. Cioè, un'italiana, perché commento le ragazze, in testa a metà gara è di un gigante, di uno slalom, di un mondiale, di un'Olimpiade. Perché? Come Razzoli, perché poi, insomma, per fare un esempio. Come Razzoli, che ho commentato in realtà per Vancouver 2010, per un'altra televisione, oppure come accade per Alberto Tomba a gigante, Calgary 88 o Albertville 92. E lì è un'emozione fortissima, perché se in testa a metà gara scende giù ed è primo, è finito. Ha vinto, no? Allora in quel momento lì sei sicuro che ha vinto e ti puoi lasciare andare all'emozione o tutto quello che volete. Mentre in una discesa libera, in un Super G, le migliori adesso con questo nuovo sistema di scelta dei pettorali, insomma, sono tra le prime 10 a scendere, e per cui sinceramente è difficile avere la certezza, no, che abbia vinto. Quindi se si rivede la telecronaca della discesa di Sofia Goggia, ci esaltiamo, però con il numero 5, ribadisco, di pettorale, non possiamo avere la certezza che vincerà quella gara. In quel momento lì me lo sentivo, ma il discorso è diverso se, appunto, non so, una Brignone è in testa a metà gara in un mondiale, in un'Olimpiade, di una prova di gigante, poi scende giù ed è prima, e allora a quel punto lì ha vinto sicuramente e hai la certezza e puoi lasciarti andare in tutti i modi. Quindi nello sci alpino c'è questa diversità tra le prove veloci e le prove tecniche. Visto che le prove veloci, per le prove veloci abbiamo già dato, mi piacerebbe dire aspettiamo, certo, sì, un oro, ma anche con un'italiana che sia in testa a metà gara, perché a quel punto lì hai la certezza matematica che vince. Se invece rimonta dalla quinta posizione, quando scende è in testa, ma non puoi avere la certezza che vincerà, capito? Se dovessi pensare a quello che può essere un ulteriore step evolutivo comunicativo dello sci nei vostri confronti del giornalismo e di voi giornalisti nei confronti dello sci per il prossimo futuro. Penso che sia una telecronaca a tre voci. In realtà ti dico che l'ideale per lo sci sarebbe una telecronaca a una sola voce, ma o sei Bruno Gattai o è meglio lasciar perdere, perché altrimenti fai delle figuracce impressionanti. Quindi ben venga il talent, però i tempi sono molto ristretti nello sci, soprattutto negli slalom, no? Per cui, insomma, se ci fosse un grande ex atleta del passato in grado di commentare come Bruno Gattai, che è stato anche campione italiano di discesa libera e che, essendo poi adesso non mi viene il termine del suo lavoro, ma un avvocato, ecco, di alto livello, ha un'enorme dialettica, a quel punto lì metti assieme una grande conoscenza tecnica, una grande capacità di parola e hai il più grande telecronista della storia. Ma oggi è difficile perché noi nasciamo con la passione di diventare telecronisti, quindi non siamo ex atleti, no? Con l'idea di fare giornalisti. Allora, ben venga il talent, secondo me il futuro è una telecronaca 3 di cui si è già parlato e che abbiamo già fatto in qualche circostanza, ma secondo me va studiata in questo modo, cioè un telecronista, un talent e un giornalista che però sia esperto a livello tecnico. Io vorrei farlo sinceramente con un nostro bravissimo collega che è Massimiliano Ambesi, che è bravissimo anche sullo sci alpino e che potrebbe dare tantissimi spunti. Vorrei proporlo proprio per la prossima stagione, magari ogni 2 o 3 settimane, avere lui assieme magari alla spalla tecnica, ma non gli chiederei di fare il resoconto della gara, lì ci pensa il talent, no? Dal punto di vista tecnico, anche se vi garantisco che è in grado di farlo pure sullo sci alpino, ma gli chiederei di dare degli spunti ed argomentare per gli ascoltatori, perché poi l'aspetto che più interessa, secondo me, in tutte le discipline non è azzeccare l'intermedio nello sci alpino, ma è sapere argomentare, cioè trasmettere proprio delle argomentazioni. Cioè, azzeccare l'intermedio perché, mi viene da dire. Sì, ma Perché è successo soprattutto questo? dare degli spunti, cercare di capire che cosa può succedere in questa stagione, in questa gara. E perché dare delle statistiche anche particolari? E quindi lì serve, secondo me, un addetto ai lavori che sia tecnico, ma che possa anche anticipare quello che può succedere durante la stagione. Quindi lanciare pure dei temi, non solo sulla gara in sé. Per questo mi piacerebbe farlo appunto con un giornalista, che può essere sottoscritto o altri, naturalmente, un talent che sia più specializzato sulla parte tecnica. E un altro collega, sono rarissimi però, che abbia una capacità argomentativa di altissimo profilo, come per esempio proprio il citato Ambesi. Allora a quel punto lì lo faremmo intervenire in determinate circostanze, magari non necessariamente sulla discesa dell'atleta, però
o magari sulla discesa delle atlete meno interessati, ma per proporre dei temi. Quindi lanciamo una petizione per avere Max Ambesi in sci alpino l'anno prossimo. In alcune gare, secondo me, sarebbe interessante, ma le telecronache 3 sono sperimentate da anni negli Stati Uniti, ma lì sono bravissimi, io sono appassionato di sport americani. Nell'NBA tu hai un telecronista che è molto preparato dal punto di vista tecnico, ma che fa due passi indietro e dà solo gli spunti alle due spalle tecniche che possono essere, che ne so, Reggie Miller e Mark Jackson, due grandi atleti del passato, una guardia, e parlo di Stati Uniti d'America, di basket e NBA, una guardia e un playmaker, e uno commenta una squadra e l'altro commenta l'altra squadra. Quindi intervengono solo quando la loro squadra è in attacco. Quindi è particolare. Secondo me il futuro è quello, telecronaca 3 in tutti gli sport. Ti faccio un'ultima provocazione su questa cosa qui. Invece avere dei dati che ti arrivano dalla gara in maniera più interna, faccio un esempio. Avere, non so, per esempio la possibilità, come nella Formula 1, di avere le comunicazioni radio delle squadre, degli allenatori. Quello sarebbe fantastico. Noi cerchiamo sempre di captare le indicazioni che dà il tecnico, anche lo skiman prima, però non sempre c'è il microfono posizionato lì. E invece, secondo me, sarebbe interessantissimo proprio sapere intanto quello che dicono gli atleti una volta scesi ai loro compagni di squadra, ma soprattutto sapere quello che dice l'allenatore prima, che secondo me non è tanto tecnico ma è psicologico, e questo me l'hanno raccontato le atlete stesse. Per esempio Gianluca Rulfi, in questo pare che sia bravissimo a tranquillizzare le atlete, a dire la parola giusta al momento giusto. Non è detto che Rulfi sia al cancelletto di partenza, anzi non credo che sia mai lì, però magari poco prima della gara dice qualcosa all'atleta, ma lo dice nel modo giusto, in modo da tranquillizzarlo appunto, e magari non necessariamente legato a un aspetto tecnico. E siccome poi sono le atlete a dirmi che fa la differenza, che conta, credo che sarebbe interessante sentirlo anche solo per alcuni atleti. Però dovrebbe essere qualcosa di spontaneo, no? Perché magari poi se c'è una telecamera puntata prima nel gabbiotto di partenza, magari si perde quella spontaneità e quel rapporto particolare che c'è tra skinman atleta o tra atleta allenatore. Come accade adesso nello spogliatoio del calcio, sì, le telecamere entrano, ma quello che viene detto di segreto non si sente nella maniera più assoluta, perché poi sono immagini registrate e perché poi i calciatori stanno ben attenti a non dire frasi. No, però per esempio mi è venuto in mente la Formula 1, perché anche guardando adesso il documentario di Netflix Drive to Survive, è un aspetto che ti fa cogliere tanto. Poi è chiaro che sono filtrate, non credo che vengano a pubblicizzare quelli che sono i segreti della messa a punto. Però è un aspetto, secondo me, che anche allo spettatore potrebbe far vivere meglio. Secondo me sì, sarebbe bello andare nella zona di partenza con telecamera e microfono, però sai, bisogna appunto prendere gli atleti in maniera spontanea. Ricordo una situazione, Vancouver, sempre 2010, gigante donna, ricorderai, corso in due manche in due giorni per via della nebbia. Dopo la prima manche, poco prima della partenza della seconda, che poi sarebbe stata rimandata al giorno successivo, inquadrarono per un istante due grandi amiche che erano Giulia Mancuso e Shami Elcott, che stavano ascoltando tramite iPod della musica e nel contempo parlavano tra di loro o cantavano la canzone, ma non si erano accorte di essere inquadrate dalla telecamera, e si riusciva anche a sentire quello che dicevano o semplicemente il loro modo, si percepiva il loro modo di cantare, ed è stato molto bello perché è stato spontaneo. Ho l'impressione che se dovessimo mettere una telecamera nella zona di partenza si andrebbe poi a perdere quello che è il rituale spontaneo. E la canzone era Don't Stop Believing, secondo me. Questo non te lo so dire. Secondo me era così. Vai a confermare, però, poi mi scrivi. Vai a guardare. Va bene, perché in rete si trova. Però secondo me è stato bellissimo, ero con Mario Cotelli, tra l'altro, che adesso non c'è più, ma che ricordiamo sempre con grandissimo affetto. E passammo un'ora, tra l'altro, a raccontare aneddoti sulla Valanga Azzurra, grazie a lui, perché fummo lasciati in onda per un'ora in attesa dell'inizio della seconda manche, della gara poi vinta il giorno dopo da Vittoria Rebensburg, che non aveva ancora vinto, tra l'altro, in Coppa del Mondo, ma all'epoca non si sapeva che la manche sarebbe stata rinviata. E quindi c'erano tutte queste situazioni particolari, tra cui appunto c'è Mielco e Giulia Mancuso che cantavano e chiacchieravano in diretta senza sapere di essere riprese. O almeno per qualche istante non se ne sono accorte. Gianmario, sei stato fantastico, come al solito, ci hai portato all'interno del tuo lavoro e volevo veramente ringraziarti per questo. No, grazie a voi, è un grande piacere. Poi dopo i grossi nomi
che vedo ancora su Instagram. Insomma, spero di non aver fatto figuracce. Ma ci mancherebbe, ma proprio, proprio no. Questa settimana, tra l'altro, avremo anche Manuela Meoli, e di questo sono Ah, molto. grandissimo. E Chiara Costazza anche. Bene, salutale. E con Manuela abbiamo da poco commentato. Chiederemo anche a lei. Gianmario, Bene. grazie davvero, è stato un No, grandissimo grazie a voi. piacere e buona serata. Alla prossima. Grazie a voi, buona serata a tutti gli ascoltatori e i video ascoltatori. Ciao. Ciao Gianmario, grazie. Ciao, ciao, grazie.